per le interviste possibili. Siamo qui con Matteo Mandolini, difensore vecchia scuola, Serie A UISP, comitato di Senigallia. Nome: Matteo. Cognome: Mandolini. Soprannome: Matteo. Età: 30, da pochi giorni. Numero di maglia: 15. Squadra in cui giochi: Atletico Ripe. Ruolo: terzino sinistro, comunque difensore. Numero di scarpe: 41,5, 42, dipende da come calzano. Che ruolo hai all'interno dello spogliatoio? Sto a metà tra la prima ruota del carro e l'ultima. Destro o sinistro? Sinistro, destro anche. Sono uguali più o meno. Destra o sinistra? Dai, no, centro alto, lasciamo perdere. La squadra dei tuoi sogni: il Milan. Poseresti nudo per un calendario? Assolutamente no. Ci vuole un fisico bestiale. Anche perché non c'è la possibilità, proprio la principale. Ma quel che leggi sul giornale. Con questo grande fisico sicuramente no. A volte anche alla sfiga. Novembre sul campo del pallone o gennaio a Corinaldo? Gennaio a Corinaldo. Fai tre sostituzioni all'insaputa di mister Biagetti. Tolgo dal campo Francesco Tarsi, Gianluigi Marchetti e Pachi, e invece inseriamo Enrico Angeletti e il cinese, che sarebbe Valerio Bartolini, e poi mettiamo Mattia Parma. Il bagno dello spogliatoio è scandaloso, sporco e pieno di ragni. Guarda le ragnatele, che schifo! Il tuo pregio? Sono molto altruista. No, rifalla, scusa. Il tuo pregio? Sono egoista. Descriviti calcisticamente con tre aggettivi: grande corsa, grande tenuta fisica e atletica e ottimo piede destro. È tutto il contrario. Reagisci ad una tua sostituzione dopo 10 minuti dall'inizio della partita. Mi giro dall'altra parte e vado dentro gli spogliatoi senza neanche salutare Luca Mister. Cosa hai fatto per giocare alla Juve? Ho dato tanti soldi, tutti quelli che avevo, a chi comandava nella Juve, e quindi dopo mi hanno preso, non me l'hanno più ridati. Delle Alpi o Saline? Le Saline. Moggi o Giraudo? Galliani. Juve o Fermana? Juve. Il ricordo più bello di quell'esperienza? Prima della finale di Champions League con il Real Madrid abbiamo fatto un allenamento, siccome mancavano tre giocatori della prima squadra, il mister aveva chiamato me e altri due della mia squadra per fare l'allenamento completo, dall'inizio alla fine, quindi dal torello alla partita della finale. Quello è stato un bel allenamento, perché è una bellissima esperienza, perché comunque c'era la tensione della partita pochi giorni prima, quindi già è stata una bellissima esperienza, sì. Come è finita? 1-0 per il Real Madrid di gol di Miami. L'aneddoto più bello di quell'esperienza: prima della partita con l'Inter, in casa della Juve, era il sabato mattina, la Juve faceva allenamento e a un certo punto passa Zidane proprio vicino alle tribune, c'era un vecchietto e io, tutto il pubblico, eravamo noi due, e a un certo punto il vecchietto Zidane gli ha detto che doveva segnare perché dormiva quel periodo, all'inizio non andava tanto bene, e dopo ha fatto la doppietta contro l'Inter. Luca, scusa, è la storia, così. Fuori area, ma c'è Zidane che la ferma e con il sinistro batte ancora Pagliuca. Gran gol da parte di Zinedine Zidane. Il tuo pranzo pre-partita? Pasta al pomodoro, netto e mezzo. Cosa leggi quando sei in bagno? Giornali di gossip della mia ragazza. Ma non tanti, ne basta metà, qualche pagina. La canzone che ascolti prima di ogni partita? Svezzi il domani, scusate la pronuncia, dei Guns N' Roses. Dopo una vittoria? Accendo la radio e sento Aldo Forte. Zapping. Dopo una sconfitta? Per carità, niente. Chiudo, spengo tutto, vado a casa, mortificato. Prima passiamo al bar, facciamo l'aperitivo, però è proprio una parentesi allegra. Poi tutta la sera, la domenica, lunedì, fino a che non c'è allenamento dopo, niente, non si parla con nessuno. Facci vedere come ti arrabbi. Cazzuolo! Scusa. Fumi? Sì, un vero calciatore fuma. Il sogno della tua vita? Era, quando ero piccolino, era giocare a calcio, poi dopo non si è avverato, come del resto è quasi la normalità, perciò niente, adesso il sogno della mia vita è vivere il più possibile bene, in salute e con tanti amici intorno. Fa una promessa ai tuoi compagni di gioco. Prometto che quest'anno segnerò più di 10 gol alla fine, se Luca mi fa tirare calci di rigore. Quanto vi si incastra la mente a le tattiche del mister? Ultimamente tanto. I conti per vincere il campionato?
un po' di meno, perché comunque lui prima vuole che ci divertiamo, ma sotto sotto c'è anche lui il desiderio, ma... I soliloqui del mister. Giù che non c'è male, si direbbe. Quale giocatore ti rappresenta? Adesso, sinceramente, tutta la modestia, non ne vedo in Serie A che mi assomiglia. Ma va là! A che ora vai a dormire? A mezzanotte e mezza, l'una, mezzanotte. Fascia da capitano o fascia tricolore? Fascia tricolore. Motiva lo spogliatoio in 5 secondi. Ragazzi, la prossima partita è quella più importante. Quella dopo sarà ancora più importante. Quindi dobbiamo vincerle tutte e due. E poi per la prossima ancora vedremo. La cosa più trasgressiva che hai fatto in campo? Ho preso uno più veloce di me dai pantaloncini, però purtroppo gli ho preso anche le mutande, quindi è rimasto senza niente, vabbè, un attimo, ma purtroppo si parietto così. Un calciatore deve essere tamarro o di classe? Un giusto mix. Simpatico o bello? Simpatico. Fidanzato o amante? Fidanzato. Geometra o inventore? Inventore. Il minuto di gioco che ti piace di più? Il 90esimo, quando sullo 0-0 l'arbitro ti dà rigore a favore che non c'è. Il primo avversario che stecchi è quello che? Quello più veloce, oppure quello più bravo, oppure quello che parla di più. La miglior divisa delle squadre della WISP? È la nostra, quella blu. Completa le frasi. L'amore è? È il calcio. La vita è? La vita è tutto. Il calcio è? Il calcio è una parte importante della vita. Hai paura di? Ho paura del buio, delle tenebre. Paura, eh? Il calciatore più forte del torneo aziendale. Secondo me è Giannino Mattioli, perché è anche un grande uomo. La principale avversaria di questo campionato. Noi siamo il Ripe, l'Atletico Ripe, quindi il passo Ripe è la nostra avversaria per eccellenza. Cosa ti piace dell'Atletico Ripe? Mi piace il gruppo, l'organizzazione, la serietà che pretende Luca da tutti indistintamente, tratta tutti allo stesso modo. Da quello che viene una volta l'anno a quello che c'è tutte le volte. Cosa ha fatto il mister per portarti all'Atletico Ripe? Qualche telefonata, mi ha promesso un sacco di soldi. Dopo all'inizio io non accettavo, ho cercato di prenderne di più. Alla fine lui ha ceduto, ci siamo messi intorno a un tavolo, ha fatto il contratto e niente, adesso siamo lì. Raccontaci una telefonata del mister. È arrivato strano, mi ha fatto sta telefonata, io dovevo essere qui alle 8 per fare gli allenamenti. Però io ancora alle 7:30 ero ciclo a marca e materialmente non ce la facevo a farcela. Quindi lui pretendeva che io continuavo a spingere per cui venire fuori. Quindi dopo sono andato alle 8:15, non mi ricordo. Comunque ero venuto su abbastanza forte. Che superpotere vorresti? Il dono dell'ubiquità, per essere in due posti allo stesso momento, e il teletrasporto, per andare in vacanza e non fare 10-15 ore aereo. Nello spogliatoio si parla di? Vabbè, si parla di tutto. Di calcio, di ragazze, di lavoro, di Luca, senza male di Luca. Fatti una domanda sul giornalista anonimo. Ma esiste il giornalista anonimo? Il giornalista anonimo è quello che fa i voti della squadra, no? Sì. Aspetta, no? Rifammelo un po' un attimo. Pensavo che era uno, cioè, capito? Una domanda sul giornalista anonimo. Perché dai sempre i voti e non vieni mai a vedere le partite? Dai un giudizio al giornalista anonimo. Una cosa spregevole, allora. Una cosa proprio spregevole. Chi pensi sia il giornalista anonimo? Se lo sapessi non lo farebbe più il giornalista, però purtroppo non lo so, ma presto ci arrivo. C'ho qualche indizio. Il o i personaggi più caratteristici della tua squadra? Allora, io adesso in mente me ne vengono due. Il primo è Francesco Tassi, perché Francesco è un grande. Adesso lo devo punire perché c'è un conto in sospeso, però comunque è sempre un grande. E poi il grande Bomber, senza nulla togliere il capocannoniere Giomi. Però bisogna anche menzionare in questo caso Massimiliano Radi, perché lui è veramente un personaggio particolare da descrivere, non lo so, non si fa in tempo in un giorno, quindi. Anche il buon Berrani. Facci la faccia dei tuoi compagni alle prediche del mister. Ma porca puttana infame! Cosa cazzo state combinando? Ma voi veramente vi siete rincoglioniti, stronzi di merda! Facci la faccia del mister quando non lo state a sentire. E adesso uscite e fate come cazzo dico io! Se no io mi faccio un culo così! Esprimi un desiderio per questa stagione sportiva. Se riusciamo a migliorare la posizione dell'anno scorso sarebbe il massimo, sarà difficile quest'anno.
Regionali? Regionali bisogna andare il più avanti possibile, perché poi alla fine c'è da stare fuori qualche giorno, in compagnia, si fa qualche partita, però si sta anche in compagnia. E quindi niente, sarebbe bello fare quell'esperienza. Reagisci ad un fallo ingiusto. Padre. Reagisci ad un rigore ingiusto. L'arbitro più simpatico del torneo. Sirio, penso. Sono tutti simpatici, tutti. Però Sirio è proprio misterioso. Bravo, è simpatico, sì. Racconta un aneddoto. Le volte che fischia contro, anche se giustamente, io vado lì vicino, piano piano gli dico che ha sbagliato, così non m'ammonisce. E la volta dopo spero che fischi a favore nostro, che è tutto qui. Tre caratteristiche per una squadra vincente. Gruppo, ottima difesa e tenuta mentale. Tre caratteristiche per una donna vincente. Bella, brava e intelligente. E non buona. Cosa penseranno quelli che vedranno questa intervista? Che sono un po' stupido. Cosa penseranno i tuoi amici dopo che vedranno questa intervista? Avranno la conferma che sono un po' stupido. Datti un giudizio su come hai fatto questa intervista. Giudicate voi, dai, sufficiente. Sei meno. Saluta tutti quelli che vedranno questa intervista. Ciao ragazzi, in bocca al lupo a tutti.